Che cosa metto in valigia? È una domanda che ci poniamo ogni volta che partiamo, che sembra banale, ma non lo è quando bisogna affrontare climi estremi o attività molto particolari. Ciao, sono Marco, fotografo e videomaker, e oggi ti darò dei consigli su cosa mettere in valigia per affrontare un viaggio fotografico in Islanda d'inverno. Ho deciso di realizzare questo video dopo due viaggi consecutivi in Islanda, uno nel 2023 e uno nel 2024, durante i quali ho affrontato diverse condizioni climatiche che variano dal freddo estremo al caldo primaverile. Non essendomi mai trovato ad affrontare un clima così rigido, lo scorso anno ho dovuto comprare l'abbigliamento da zero. In questa fase ho riscontrato le difficoltà maggiori. Normalmente i negozi, sia fisici che online, sono abituati ad avere attrezzatura sportiva invernale, quindi per affrontare attività invernali come lo snowboard, lo sci o il trekking. Mentre invece nel mio caso il problema era esattamente l'opposto, cioè stare molto tempo fermo al freddo e al gelo. Ah, c'è un po' di vento! Solo meno 14 temperatura percepita, niente di grave! Infatti, stare molto tempo fermi, come per esempio mentre si aspetta un timelapse, aumenta la percezione del freddo. Quindi in questi casi c'è bisogno di abbigliamento isolante e termico e non traspirante per gli sport. Con questo video voglio aiutarti non solo a prevedere cosa portare, ma anche a prevedere quanto andrai a spendere e a ottimizzare per quanto possibile la spesa. Per darti un'idea, tutto quello che vedi sul letto, che ho dovuto comprare da zero, come dicevo prima, è costato circa 1000 euro. Ovviamente buona parte di questa spesa è data dalla giacca, che può variare anche di 300-400 euro la spesa totale. Marzo è un ottimo periodo per partire, perché tra gennaio e febbraio ci sono i saldi. Questo mi ha permesso di risparmiare molti soldi, altrimenti i 1000 euro sarebbero stati almeno il doppio. Oltre ad ottimizzare la spesa, comprare le cose giuste vi permette anche di risparmiare spazio in valigia. Il problema infatti è che l'abbigliamento invernale può essere molto voluminoso. Per esempio, guardiamo questo pile. Occupa, come normalmente, 10 magliette estive. Questo abbigliamento che ho testato per 2 anni consecutivi mi ha permesso di affrontare delle situazioni molto estreme. Per esempio, delle fortissime raffiche di vento sulla spiaggia nera di Vik. Oppure i meno 15 percepiti alla famosa cascata di Skógafoss. Durante la notte in attesa dell'aurora boreale. Durante i quali non c'è solo il freddo, ma arrivava anche l'umidità della cascata stessa. Oppure, al contrario, delle giornate quasi primaverili in cui abbiamo fatto trekking per raggiungere il ghiacciaio di Skaptafell. In questa prima parte di video parleremo dell'abbigliamento. Iniziamo con una panoramica di tutto quello che abbiamo qui e poi andremo a vedere nello specifico layer per layer. Partiamo dallo strato base con l'intimo termico, in cui ho scelto 3 magliette e 2 pantaloni termici. 3 pile di diversa grammatura per affrontare diversi livelli di freddo, 2 pantaloni tecnici, 1 tuta in pile, 1 giacca, anche se quest'anno saranno 2 per motivi che vi spiegherò dopo, 1 guscio da mettere sopra la giacca in situazioni estreme, 1 impermeabile molto largo che può ospitare anche lo zaino per situazioni ancora più estreme, calzini lana merino, calzini riscaldati, guanti sottili e guanti spessi riscaldati, passamontagna, cappello e infine queste solette che possono essere inserite all'interno della scarpa e una volta attivate vi faranno calore per 8 ore. Ma non ci dimentichiamo di un'altra parte importante che sono le scarpe, in questo caso 2 paia. Partiamo dall'intimo termico, lo strato base. Qui abbiamo un completo in lana merino Cimalp. Sulla lana merino voglio spendere 2 parole.
Molti prodotti, per una questione di marketing, nominano la lana merino, ma poi è importante sapere la percentuale di lana nel prodotto. Questo, per esempio, è un completo 100% lana merino, maglietta e pantalone, marchiato Cimalp, che ho pagato sul loro sito 89 euro, che sembra una cifra esagerata per dell'intimo, ma vi posso assicurare che è un ottimo prezzo, avendo trovato anche soltanto delle magliette a 100 euro. Qui per esempio ci sono due magliette di Decathlon e qui andremo subito a vedere la differenza della lana merino e anche del prezzo. Infatti questa maglietta a collo molto lungo è in lana merino, non ricordo la percentuale, sicuramente non è il 100%, e infatti questa costa 30 euro. Questa invece è una maglietta a due strati, sempre Decathlon, anche questa a collo alto, che vi permette di girarla e avere uno strato ancora più caldo. Infine, questa è una tipica calzamaglia, molto spessa e molto pesante, che potete trovare in qualsiasi negozio d'intimo. Passiamo al secondo strato, i pile. Partiamo dal più leggero, un Polartec 100 North Face, con la zip, molto comodo. Passiamo al secondo, un Polartec 200, sempre North Face, della stessa famiglia, ma più pesante. Ed infine un pile CMP, modello Orsetto, anche questo con la zip, sempre comodo, che ha una doppia valenza, perché può essere usato sia come strato singolo, oppure, essendo molto largo, può essere abbinato a un pile più sottile come questo, in modo da aggiungere uno strato nel caso in cui facesse molto freddo. Come prezzi siamo sui 60 euro circa questo, 48 euro scontatissimo sul sito North Face questo, e questo 60 preso in un negozio di Cepagatti qui in zona. Passiamo ora ai pantaloni. Partiamo con questa tuta in pile di Adidas, pagata circa 50 euro, che ho usato per partire, per tornare e per i momenti dentro casa di relax. Ho due pantaloni tecnici, uno Cimalp, soft shell, impermeabile e antivento, pagato 85 euro. Questo invece è un pantalone soft shell, sempre impermeabile e antivento, ma della Dubin, un'azienda italiana con cui ho stretto una collaborazione quest'anno, che mi ha inviato questo pantalone e due giacche. Passiamo ora ai calzini. Partiamo con calzini in lana merino Cimalp, anche questi. Ho preso due paia al prezzo di 30 euro. La percentuale di lana merino non la ricordo esattamente, parliamo, se ricordo bene, circa 70%. Passiamo poi a quest'altro paio, presi su Amazon, marchiati Heat Holder, pagati 30 euro due paia, molto spessi e molto caldi anche questi. Questi sono calzini riscaldati, che sono una novità di quest'anno, nel primo anno non li avevo. Sono dei normali calzini riscaldati che potete trovare su Amazon, molto semplici da utilizzare, con 4 livelli di potenza. Basta inserire la batteria. Fate attenzione a prendere un modello che abbia una batteria sottile, altrimenti vi darà fastidio nel pantalone. Basta collegarlo a questo filo, accenderlo e scegliere la potenza su 4 livelli. Di qua avete la percentuale di batteria. Infine, queste solette che vanno inserite all'interno della scarpa e vi daranno calore per 8 ore circa, marchiati Date Company. Ed ora passiamo alle scarpe. Questo è un modello che già avevo, della Dolomite in Gore-Tex. Sono delle scarpe da trekking. In realtà sono estive, ma con il giusto calzino devo dire che si sono comportate benissimo anche d'inverno. Avendo la membrana in Gore-Tex, mi hanno permesso di stare in mezzo al mare islandese senza bagnarmi per niente. Queste scarpe, prese nel 2020, le pagai 125 euro. Quest'altra invece è una scarpa CMP impermeabile con interno in pile, pagate 48 euro sul sito ufficiale, sempre scontate. È stato molto difficoltoso trovare delle scarpe calde che avessero l'interno in pile. Queste, devo dire, hanno fatto il loro dovere. Passiamo ora ai guanti. Partiamo con questo modello North Face, molto sottile. Un guanto sottile nasce dalla necessità di dover operare sulle macchine fotografiche o con il drone, cosa che con un guanto spesso come questo non è possibile fare. Quindi mi sono trovato spesso ad avere una mano dentro il guanto più spesso e l'altra mano nel guanto più sottile, tenendo sempre a portata di mano dentro il giubbino
l'altro guanto, in modo che una volta finito di settare la macchinetta, per esempio aver lanciato un timelapse, aveva la possibilità di ritornare al guanto più pesante riscaldato. Inoltre questi guanti possono essere usati sul touchscreen. Li ho pagati scontati sempre 22 euro, mentre quest'altro modello, che è un guanto riscaldato preso su Amazon con membrana T-Insulate della 3M, che hanno la possibilità in questa tasca di aggiungere la batteria e con questo pulsante accenderla e avere anche in questo caso tre livelli di calore. Questi li ho presi su Amazon e li ho pagati circa 80 euro. Infine parliamo degli strati più esterni. Partiamo dalla giacca. Questa è della Dubin ed è uno dei modelli di punta che nasce da sci, ma in realtà può essere usata anche in condizioni normalissime. È impermeabile, è resistente al vento e resiste fino a 20.000 colonne d'acqua. Questo è il vero clima islandese. Vento gelato, fortissimo, un po' di acqua, forse c'è pure un po' di neve perché fa male. Ha molti particolari comodi, come per esempio i polsini, che vi possono salvare la vita quando state operando e avete bisogno dei polpastrelli senza guanti. Ha questa tasca qui, comoda per mettere per esempio lo ski pass, oppure, come ho fatto io lo scorso anno, una pezzetta per pulire le lenti, visto che molto spesso vi si sporcheranno. Ha due tasche interne, una rete, che è un'ulteriore tasca, leghette, può essere stretta nella parte inferiore e può essere anche chiusa qui davanti per completare la ghetta. Inoltre il cappuccio è estraibile, anche se probabilmente in Islanda non lo toglierete mai. Il prezzo di questa giacca durante i saldi invernali del 2024 è di 200 euro. Passiamo ora invece allo strato più esterno, che è un guscio North Face lungo. L'ho preso di una taglia più grande del normale perché contavo di metterla sopra una giacca come questa. Anche questo guscio ha avuto la sua importanza nell'affrontare l'acqua proveniente dalle cascate, come per esempio quella di Skógafoss. Come vedete, possono essere combinate insieme per avere una protezione massima. Questa l'ho pagata 144 euro sul sito North Face, a circa metà prezzo. Infine parliamo di questo impermeabile Decathlon, pagato soltanto 20 euro, che può essere utile in casi veramente estremi, perché è impermeabile, è molto largo e molto lungo. Coprirà anche uno zaino che sicuramente avrete con voi durante un viaggio del genere. Con questo abbiamo concluso la panoramica di tutti gli strati necessari per affrontare questo viaggio. E devo dire che tutta l'attrezzatura Dubin sta veramente facendo un ottimo lavoro. E adesso in questo momento non ho neanche la calzamaglia, ho solo un paio leggero sotto la giacca e sto veramente bene, senza nessun problema. Sempre e solo le mani sono il problema.